5 sospetti morti e uno arrestato dopo una violenta operazione di polizia in un hotel di Overtown. Questa settimana è il quarto evento apparentemente legato al traffico di droga a Miami. Siamo in diretta dal centro, in esclusiva per Sky 5, con il capitano Julian Dose, che si occupa delle indagini. Le indagini sono ancora in corso. Quindi, capitano, no comment? Le indagini sono ancora in corso. Questa è la mia dichiarazione. Altrimenti avrei detto no comment. Dove cazzo sono tutti quanti? La guerra della droga, signore. È in TV. Come negli anni Ottanta. Magari domani metto il vestito di lino bianco. Meglio una maglietta rosa. Nel frattempo, Stoddard, hai un incarico speciale. Detective Mendoza è down nel mio ufficio. Li conoscete voi due? Più o meno. Bene, d'ora in poi sarete partner. Sedetevi. Mendoza, oggi hai confiscato parecchi chili di cocaina. Complimenti. Allora dimmi perché la coca viene marchiata. Marchio di fabbrica, dimostra che arriva non tagliata. Esatto. E la tua coca aveva un marchio che non conoscevamo. Il tizio che hai arrestato dice che l'ha avuta da Tyson Latchford, con cui il detective Dow ha avuto dei trascorsi. Portatelo dentro per una chiacchierata. Signore, l'ultima operazione sul campo di Mendoza, senza offesa, è stata una merdata. Insieme farete grandi cose. Potete andare. A quanto pare quindi abbiamo un partner piuttosto attraente, va, mettiamola così. Anche se lei non è così contenta che appunto stiamo insieme. Ciao partner, come ti va? Per la cronaca, in quella stanza stavo seguendo le istruzioni di Stoddard. Certo, non ne dubito. Ma non cercare scuse. Non cerco scuse. Puntualizza. Com'è la storia con Tyson Latchford? Vende coca ai ricchi e agli idioti. Quei tizi che hai beccato non erano niente in confronto a Tyson. Però a volte fa arrivare qualche regalino ai suoi vecchi amici. Allora troviamone uno. Mi hai letto nel pensiero. Quindi, ragazzi, abbiamo già un'intesa, attenzione. Che cavolo guardi tu? Devo scendere e devo arrestarti, amico. Ascolta, fai molta attenzione stanotte. Questa faccenda non è uno scherzo. Lo so, credimi. Ho perso 2 amici in 6 mesi. 2 agenti. Sì, mi è giunta voce. Mi spiace. Anche a me. Miami è piena di merda. Beh, spalare merda è il nostro lavoro, eh? Stoddard me l'aveva detto. Detto cosa? Che adori fare il poliziotto. Ehi, agente, agente. Ehi, hai una mezza sporco. Cazzo, ma guardalo. Ehi, non bagnarmi il vetro. Ehi. Va bene, va bene. Ehi, ti va di... Senti, dai, dammi 5 dollari. Ok? Lo so. È solo che io sono un imprenditore, capisci? Spiacente, non quando sono in servizio. Ok, va bene. Beh, agente, proteggi il quartiere. Fai attenzione, tesi? Stronzo! Sai, il quartiere in cui sono cresciuto non è molto lontano da qui. Davvero? Dalle stalle alle stelle. Fammi indovinare. Sei di South Beach? No, figurati. Di Los Angeles, Orange County. Oh, dalle stelle alle stalle, eh? Già, così sembra. Che succede? Sarà una retata. Ehi, non do il mio consenso. Non mi serve il tuo consenso, idiota. Basta il sospetto di reato. Ehi, Guzman, chi hai beccato? Il nostro amico Uggs. L'ho beccato col baule pieno di hot shot. Sta giù! Uggs, dov'è il tuo amico Tap? Non lo so. State cercando Tap? Sì, l'hai visto? Nah, ma ho visto il suo amichetto Briggs e altri della banda di Tap sulla 12ª. Grazie, Guzman. A buon rendere. Ben fatto. Dovremmo quindi trovare sto tizio, eh? Che fa quello? Sta litigando con una porta? What the fuck? Quindi sei cresciuto qui, ma non sei nato a Miami, giusto? No. Alla Havana. Sul serio? Come te ne sei andato? Con mia madre. Una con le palle. E tuo padre? Non lo so. Saranno 20 anni che non lo vedo. Stavamo scappando da lui. Vivi ancora a Cuba? Probabilmente è morto. Cosa che non mi dispiacerebbe affatto. Doveva essere un vero signore. Oh, non c'è dubbio.
Vediamo un po', ragazzi, siamo arrivati oppure no? Che succede qua? Ah, ok, non sono i tizi che ci interessano. Perché questi tizi dicono parolacce di continuo, eh? Vediamo un po', sister, ma non è che vogliamo fare anche qualcos'altro qui, sai, siamo in macchina insieme, ok, lascio perdere. Diciamo, questo viso piuttosto incazzato mi dice di no. Ok. Signora, tutto bene? Il coperchio non si chiude. Buona fortuna, allora. Vaffanculo. Vuoi che chieda rinforzi, Mendoza? Probabilmente il comando manderebbe l'artiglieria pesante. Ok. Quindi, vediamo un po' se siamo arrivati. Com'è fatta sta strada, scusa? Si interrompe qua. Cos'è questo beat rap che parte improvvisamente? Facciamo un giro e spaventiamo tutto il quartiere. Ok. Mi fate scendere, per favore, così mi sento solo. Ah, ecco. Mantieni per uscire dal veicolo. Dici, scendiamo dal veicolo. L'accesso alle case popolari è bloccato, c'è solo un'uscita. Così la gente si incazza. Ragazzi, noto che il comparto tecnico, nonostante sia su PlayStation 4, non è davvero male. Inoltre, sembrano esserci anche i 60 fps, eh? Ora magari voi dal video non li noterete, ma vi posso assicurare che ci sono. Vediamo un po' cos'è che dobbiamo fare qui. Ora scappano tutti? Buonasera. Non c'è nessuno nei dintorni, eh? Posso saltare? E ci sono qui dei malviventi che mi vedono saltare in strada, molto bene. Davvero un'ottima idea. Che succede qua? Oh cavolo. Ehi, la palestra in mezzo alla strada, da veri gangster, eh? Ehi, agente, te la puoi dare una mano? Eh? No, non ti do nessuna mano, fanculo. Immagino tu conosca il quartiere. Sì, ma manco da parecchio. Ti seguo. Sì, ragazzi, ma un po' d'azione quando inizia, su. Tu che fai lì con questa bottiglia? Hai qualcosa nei pantaloni, gente. Thomas, non costringermi a controllarti le tasche. Ruben? Tienilo sotto controllo e metti via questo. No, è un sacchetto. Sì, ma tu ti fidi di Ruben? Davvero, con una bottiglia in mano, ti fidi di questo tizio? Sì, ma mi prende anche per il culo, eh. Tornerò da te, Ruben. E ti ruberò quello che hai, Ruben. Vabbè, basta con le cazzate. Questi altri tizi, ma cos'è Natale che hanno ste luci qui fuori? Prendi pure tutta la... Occhio. Dai, ecco Briggs. Attento, Mendoza. È imprevedibile. Ok, quindi sono quei tizi laggiù. Mi sa di sì, eh. Vai prima tu, quello mi conosci. Visto? Visto? Sapete che c'è? Ce la possiamo fare. Siamo fatti. Improvvisamente, ragazzi, mi compare questa scritta: fermo, mostra il tuo distintivo per bloccare un sospetto. Quindi in pratica devo premere L1. Fermo, fermo. Fermo. Che cazzo vuole? Polizia di Miami. Abbiamo qualche domanda. Ehi, detective! Chi è questo? Il mio nuovo partner, Briggs. Vogliamo giocare ai poliziotti cattivi. Il tuo amico Tab, dove sta? Fottiti bello! Ok, ci preferisci cattivissimi. Avanti, Nick, arrestalo. Ok, ragazzi, quindi mi avvicino a lui. Forza, non abbiamo tutto il giorno. L'ho capito, dammi un attimo, eh. Ecco qui, messo a terra... Forza, dimmi dov'è Tab, così ce ne andiamo. Se, servire proteggere un cazzo. Stasera se ne sta sul divano, ok? Bene, non mi serve altro. Avanti, Mendoza. La cosa non finisce qui. Conosco i miei diritti. Quindi lo lasciamo lì? Sicura che sia una buona idea? No, ma l'anno scorso ha provato ad ammazzare un infiltrato. Che si fotte. Andiamo, il divano di Tab si trova ad Arcola. Potrebbe non rimanere lì a lungo. Sì, però lasciarlo a terra, non è che sia stata una grande idea. Come cazzo fate il lavoro voi qua? Ah, merda, sono gli uomini di Tab. Non devono scoprirci. Seguimi. Ok, non farti individuare. Quindi io, ragazzi, seguo lei e vediamo che succede, eh? Ecco qua. Indietro. Forza, di qua. Sì, di qua dove? Ah, ok, dall'altro lato. Perché sta luce non funziona? Dovremmo chiamare un fottuto elettricista per aggiustarla. Vabbè, lasciamo perdere. Deve stare fra noi due, d'accordo? Quale cosa, detective? Bravo, ragazzo.
Sì, ma quale cosa? Scusa che hai aperto sto coso, sì, ma non è così grave, eh. Forse tipo è violazione di domicilio, ste cose così. Vediamo un po', che devo fare? Devo aiutarla? Apri il cancello? Ok, attenzione. Passa, forza. Grazie, molto gentile. Comunque scusa per quel commento del cazzo. Non doveva essere una bella situazione. Ma tu te la sei cavata? Comunque cosa mi dici di Stoddard? Non abbiamo lavorato molto insieme. Stoddard è un elefante. È il mondo e la sua cristalleria. Ok. Un triciclo! Ma è quasi sotto la macchina. Oh, deve fare attenzione il tizio quando fa la retromarcia. Vediamo un po', devo muovermi perché magari mi vede qualcuno, sto correndo. Però ragazzi, voglio un po' d'azione qui. E dai, forse ora ci sarà. Credo che stiamo entrando in un luogo angusto. Guarda, questo è il territorio di Tap. Se ci vedono gli diranno che stiamo arrivando. Dobbiamo passare inosservati. Giusto. Io gioco in difesa. Se ti sai difendere con me, allora vinco sempre io. Ora. Sfera di cristallo, tu non sei... Andiamo ragazzi, Ecco qui, ci spostiamo. Spero che non mi vedano, Sì, ma come fanno a non vederci? Scusa, ma è impossibile. Ma come cazzo è possibile? Oh, aspetta. Lancio qualcosa per distrarlo. Compare quindi, attenzione, questo diversivo. In pratica devo premere questo tasto. Ok, ci sono. È il tasto centrale, il touchpad del controller. Ok, ok. Quindi possiamo procedere senza problemi. Però ragazzi, cioè, è quasi impossibile che le persone qui non ci vedano. Cioè, è quasi ridicolo. Comunque, il gatto aveva il cancro. Guardate che c'è scritto: distrai, dividi, abbatti. Abbattimento, avvicinati silenziosamente dietro a un sospetto. Tap è vicino, ma non riusciremo a raggiungerlo senza fare fuori almeno uno di quei tipi. Pensi di riuscire a separarli? Sì, ci provo. Ok ragazzi, io ci provo. Potrei magari provare a lanciare uno di quei bossoli in quella direzione. Vediamo un attimo. Allora, uno è stato distratto. Cerchiamo di mettere fuori gioco quello davanti a noi, attenzione. Eccolo qui, ciao bro. Abbattimento, ottimo. E poi possiamo continuare a muoverci. Non credo che avremo problemi, no? Aspetta, aspetta, aspetta. Forse devo fare fuori anche lui. Ci provo, Aspetta, aspetta, aspetta. Colpisci. Ecco qui. Un bel cazzotto dietro la testa che, in verità, è un bel po' da vigliacchi. Però, almeno per procedere, dobbiamo farlo, a quanto pare. Buonasera, Tap. Non scappare, ti inseguirei. Stiamo cercando Tyson. Sei il suo nuovo partner. Ti ha fatto già qualche mossa di karate. Io studio Krav Maga, il karate è una stronzata mistica. Sei forte, lo sai. Tap e Tyson sono cresciuti insieme. Due bianchi a cui piaceva il quartiere. Tap è rimasto. Alzati, su, mani sopra la testa. Ehi, Tap, dov'è Tyson? Tutti stanno cercando Tyson. Hai visto i notiziari? Sì, se ne sta al sicuro. Questo non è certo un buon momento per mettersi in mostra. Già, speravamo tu potessi dirci qualcosa riguardo. Non mi pagano abbastanza, Fidel. Nick, ammanettalo. Guarda, non vedevo l'ora. Secondo me, voi sbirri vi eccitate così, eh? All'inizio sì, poi diventa ripetitivo. Tap. Sono sconvolto, amico. Ehi, me l'ha prescritto il medico. So che sei ricercato, che tieni la tua coca dietro l'angolo, sotto il cassonetto. So che il ragazzino che è scappato probabilmente adesso la sta spostando e so che è troppo piccolo per queste stronzate. Per cui sì, se dobbiamo arrestarti per possesso, lo faremo. Che cosa volete che faccia? Ragazzi, il video si conclude qui. Per guardare la parte successiva cliccate sulla miniatura che vedete ora a schermo oppure sul link in descrizione in modo da essere indirizzati direttamente al video. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime parti del walkthrough e di seguirmi sulla mia pagina Facebook per conoscere date e orari di quando usciranno. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao!